Ciao ragazzi, da Roberto e dal brand Eletto Discount. Cos'è una Lotus? Non è una Lotus. Ma il marchio qua non c'è. Sarà sta macchina. Sta macchina bassa, strana, tutta nera. Forse qualcuno l'ha capito. Smart Roadster Coupé. Coupé perché ha il culo non tagliato. Esisteva la versione Roadster classica con culo tagliato e la versione Coupé. Cosa abbiamo fatto su questa bellissima Smart Roadster? Abbiamo fatto totalmente tutta l'illuminazione LED per quanto riguarda l'esterno, ma la figata è qua dentro. Allora, per i nostri amici di Smart Roadster Italia, che saluto tutti i moderatori, i presidenti del gruppo di Smart Roadster, è interessante un attimino un po' capire effettivamente come si fa l'illuminazione LED su questo veicolo. Allora, fortuna vuole che la lampadina anabagliante all'enticolare, quindi comunque un vantaggio, purtroppo un vantaggio fino a un certo punto. Il faro originale di questa macchina aveva una piccola particolarità, aveva il faro lenticolare della Ella, molto più piccolo di diametro rispetto alla concorrenza. Purtroppo il problema è abbastanza grave per quanto riguarda i kit LED. Cosa ho fatto io per fare un bel lavoro che posso dare anche a voi, chi ha la Smart Roadster? Si smonta il fanale, fortunatamente si riesce a smontare totalmente in tutta la sua forma, fare una bella pulizia, perché la macchina, ricordiamo, questa qua è una macchina del 2005, non è più in produzione, quindi sono macchine comunque già datate. Si va a pulire totalmente il fanale per bene con l'alcol etilico, perché così non rilascia tracce, sia il vetro che l'enticolare. Quindi molto importante riuscire a ridare quell'effetto lucido che aveva in origine, perché il prodotto negli anni tende a opacizzarsi. Poi cosa siamo andati a fare? Cosa ho fatto? Siccome il lenticolare non dà la possibilità di poter lavorare con dei prodotti nobi LED, ecco la soluzione: base a cassette, kit LED Apollo. Voilà! Eccola qua la soluzione. Lavora a 360 gradi perché il lenticolare è molto piccolo, quindi potrebbe chiudere anche il lenticolare anche i laterali. Eccolo qua: 360 gradi, kit LED Apollo originale Riattech, attenzione ai cloni. Questo è il prodotto originale, quello buono. E in questo modo abbiamo risolto la problematica della luce, fino a un certo punto, perché purtroppo il lenticolare stretto non ha la possibilità di poter lavorare con altri prodotti. Ovviamente, come vedete, la macchina è molto bassa, è per terra, è chiaro che non possiamo stravolgere l'illuminazione di questo veicolo. In più, oltre ad essere basso il veicolo, la lampadina è anche bassa, quindi è questo. Abbiamo utilizzato anche due tappi da 60 mm che saranno poi specifici nel kit, quindi abbiamo chiuso ermeticamente tutto, fatto un piccolo taglio con la forbice per far passare la corrente e quindi abbiamo chiuso in modo ottimale. Sopra abbiamo utilizzato sempre un LED miniaturizzato perché ricordiamo che qua, adesso vi apro, qua abbiamo la parte che ci rompe le palle del telaio e quindi non abbiamo grandi dimensioni, quindi non possiamo andare con dei prodotti di dissipazione attiva troppo diciamo, lunghi. Abbiamo utilizzato il kit LED Compact, che vi faccio vedere l'abbagliante. Eccolo qua. Grande potenza. Molto molto bello. Poi sotto abbiamo utilizzato una T10 Osram Opalino a 360 gradi, anche questa molto molto di grande qualità. E abbiamo chiuso il discorso Smart Roadster Coupé o comunque Smart Roadster Classica. Per tutte le persone che magari hanno la Smart Roadster, che continuano a cercare su internet i prodotti, non i prodotti, la soluzione l'ho trovata io, in modo molto semplice, ottimale. Per quanto riguarda la pulizia del fanale, riesce ad avere un 15-20% di potenza di luce, già pulendolo, più kit LED Apollo con il suo tappo. Interessante, ovviamente, soluzione. Vi faccio vedere adesso il discorso degli ingombri, che purtroppo non ce l'abbiamo su questa Smart. Andiamo ad aprire il cofano. Voilà. Anche il tappo è interessante, anche il tappo quello maggiorato, perché serve assolutamente eccolo qua, vedete i tappi maggiorati, 1 e 2, abbagliante e anabbagliante, vedete gli spazi non ci sono, qua c'è il telaio, cioè parte della macchina, vedete che dura, quindi bisogna lavorare sempre con dei prodotti miniaturizzati. Faro lenticolare e faro a parabola sono due prodotti diversi, kit compact B-LED, abbagliante, kit Apollo, lenticolare, ricordiamo sempre dimensioni ristrette. Ok? Questo, fortuna vuole che si può fare un lavoro smontando il fanale, quindi è abbastanza semplice. Ok?
molto molto importante. Non ci sono problemi di spin, non ci sono anomalie su questa Smart Roster del 2005. Quindi, ragazzi, vi do questo consiglio tecnico: lavorate sempre con i prodotti specifici e lavorate con materiale di alta qualità, quindi non andate a cercare chissà che cosa, perché la soluzione l'ho trovata io. Bene, ragazzi, come sempre, Roberto Caudieri Channel, seguitemi sui miei canali, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, brand Electro Discount, un bel like su Facebook, San Zeno Alambro, via Primo Maggio, Civico 16, provincia di Milano, 02 98 26 02 07. Ragazzi, un saluto a tutti, ovviamente sotto ci sono i link dei prodotti che ho usato sulla Smart Roster e ancora un grande saluto al gruppo di Smart Roster Italia. Ciao ragazzi!